Tanti ci dobbiamo confrontare. De Petris, mi lasci andare a Milano in diretta per qualche istante, perché sta parlando il ministro della difesa Lorenzo Guerini, si sta presentando l'impegno dell'esercito nella vaccinazione. Ascoltiamo per qualche istante. Per le nostre comunità, la mia comunità, quella in cui vivo, è stata la prima ad essere colpita dagli effetti della pandemia. So quali sofferenze ha causato e sta causando ancora, so quali sofferenze ha causato e sta causando ancora in questa regione, così come in tutto il paese. Quindi essere qui innanzitutto è l'adempimento di un dovere morale e personale e poi è l'adempimento di un dovere istituzionale, innanzitutto per segnare un punto di eccellente collaborazione tra le diverse istituzioni. Qua voi vedete operare rappresentanti di istituzioni diverse, dalla difesa con le forze armate alla regione, al comune di Milano, alla protezione civile, agli operatori sanitari, ai volontari, alla Croce Rossa. Ecco la sinergia, la collaborazione tra diverse realtà che insieme cooperano per dare un servizio ai cittadini nella lotta che la nostra comunità nazionale sta combattendo contro la pandemia. Ecco dunque le parole del ministro Guerini, ci torneremo naturalmente. Bagnai, dice il segretario, il neosegretario Letta, due cose le voglio chiedere brevemente perché poi devo chiudere. La prima è che siete voi della Lega a dover spiegare il sostegno al governo Draghi e poi che lo Ius Soli è una priorità. Ma il presidente Letta era distratto, evidentemente, perché in un ampio dibattito parlamentare abbiamo chiarito